Sei in premenopausa o menopausa e soffri di colesterolo alto, di trigliceridi alti o di entrambe le cose? Vediamo insieme un integratore che può aiutarti a migliorare il profilo lipidico del sangue. Intanto però, scrivimi nei commenti se soffri di colesterolo o di trigliceridi alti e se stai prendendo farmaci o integratori per migliorare questa situazione. Forza, iniziamo con il video. Sono il dottor Marco Rizzo, dietista e nutrizionista, esperto di alimentazione in menopausa. Ti invito a iscriverti al canale e a spuntare la campanella se sei interessata all'alimentazione e alla salute in menopausa. C'è un solo integratore che da solo può aiutarti a ridurre il colesterolo totale, il colesterolo cattivo LDL e i trigliceridi. E qual è? Sto parlando della berberina. E cos'è la berberina? È un alcaloide presente in alcune piante che ha dimostrato una grande efficacia nel migliorare il profilo lipidico del sangue, cioè la riduzione del colesterolo totale, del colesterolo LDL e dei trigliceridi. Come riportato dal libro accademico scientifico Prevention and Treatment of Cardiovascular Disease della casa editrice Springer Nature, la berberina agisce sul colesterolo attraverso diversi fronti. 1. Riduce l'assorbimento di colesterolo a livello intestinale. 2. Favorisce una maggiore escrezione di colesterolo attraverso la bile epatica. Facciamo una piccola digressione di fisiologia per capire meglio. La bile è una sostanza prodotta dal fegato che all'interno contiene colesterolo. La bile prodotta dal fegato viene immagazzinata nella cistifellea e successivamente viene riversata nell'intestino tramite un canale detto coledoco. La bile è necessaria per la digestione dei grassi a livello intestinale. Parte del colesterolo presente nella bile viene riassorbito nell'intestino, la restante parte viene eliminata tramite le feci e questo è l'unico modo che il nostro organismo ha per eliminare il colesterolo. Fine della lezione di fisiologia, andiamo avanti con il video e vediamo il terzo fronte di azione della berberina che aumenta i recettori di colesterolo LDL. Più recettori delle LDL vengono espressi sulla superficie delle cellule e meno colesterolo LDL rimane in circolo, con conseguente riduzione del rischio cardiovascolare. Ricorda che il pericolo sussiste quando il colesterolo LDL è in eccesso nel sangue, perché quando ne è troppo tende ad accumularsi nelle arterie, aumentando il rischio cardiovascolare. Per quanto riguarda i trigliceridi, come riportato sempre dal libro accademico scientifico Prevention and Treatment of Cardiovascular Disease, la berberina è associata ad un aumento dell'ossidazione degli acidi grassi, letteralmente si bruciano più grassi, e alla riduzione dei livelli di trigliceridi circolanti nel plasma. Quindi se sei in menopausa e vuoi diminuire colesterolo, colesterolo LDL e trigliceridi, puoi pensare alla berberina. Però ricordati, la berberina da sola non ti aiuterà se non seguirai un'alimentazione specifica per te e per la tua premenopausa o menopausa. Inoltre, prendi integratori solo previo consulto di un professionista sanitario, medico o nutrizionista che sia. C'è tantissimo da dire sulla berberina. Penso che farò altri video a riguardo, quindi, già che ci sei, dimmi nei commenti se ti piacerebbe vedere altri video riguardo la berberina. Dimmi anche se l'hai mai assunta in passato e scrivimi se soffri di colesterolo o trigliceridi alti. Ti auguro il meglio. Un abbraccio dal tuo dottore. Già lo so, probabilmente rifiuti quasi tutte le occasioni in cui ti invitano a mangiare fuori, perché pensi di peggiorare ancora di più la tua situazione, non è vero? Oppure magari esci lo stesso e ti ritrovi a ordinare un'insalata quando tutti mangiano la pizza. Se hai risposto di sì ad almeno una delle due domande, allora fermati, perché ciò che sto per dirti rivoluzionerà definitivamente il tuo corpo, grazie al metodo esclusivo che già molti medici americani stanno applicando. Clicca sul link che trovi sul mio profilo per vedere un tutorial gratuito che ti aiuterà a dimagrire in menopausa senza fare rinunce a tavola.